Salve ragazzi, maestro Fantini, la tosse scrima, oggi con un nuovo video sull'abbecedario. Molti di voi mi hanno chiesto come allenare un abbecedario da solo e oltre al sistema della stella numerata, oggi voglio presentarvi una cosa che non è né nuova ma neanche vecchia. Molte scuole hanno abbandonato questo sistema di allenare un abbecedario. E oggi ve lo ripropongo. Allora, parliamo di un abbecedario armato per il coltello. Abbecedario cosa significa? Abbecedario significa alfabeto. Disegneremo praticamente con la mano armata l'alfabeto. A, B, C. D, E, G, H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Punto, virgola, doppio punto, punto esclamativo. Punto interrogativo. Ora, questo è soltanto un esercizio che potete fare con la mano sinistra o con la mano destra e allenarvi praticamente a esercizi di disegno delle lettere. Un'altra cosa che posso proporvi è il numerado. Il numerado è composto dai numeri, già come la parola dice, numerado. Disegno il mio 1. Il mio 2, il mio 3, il mio 4, il mio 5, il mio 6, il mio 7, il mio 8, il mio 9 e lo 0. Potete comporre anche delle combinazioni come scrivere dei nomi. Un ciao! E già questo fa di voi uno schermitore da un principiante già con delle movenze un pochino più sofisticate. Okay? Potete scrivere delle combinazioni di numeri, delle combinazioni di lettere, delle parole. Questo vi farà muovere in un certo spazio scrivendo lettere grandi o lettere piccole. Un'altra cosa che potete abbinare all'abecedario o all'esercizio del numerado è lo spostamento con il corpo. In pratica muovo il mio corpo disegnando la lettera e allo stesso tempo muovo il coltello per disegnare la stessa lettera. Potrei disegnare una C e muovermi con il coltello oppure semplicemente prendendo un bastone da passeggio, non avendo nessuna nozione schermistica, potrei andare a due mani a disegnare la mia A e già avrei un qualche movimento di combattimento. Posso impugnarlo a due mani, un po' come si impugna un fucile in assalto, oppure impugnandolo come una mazza e disegnando la stessa lettera. Posso usarlo a una mano, stile di scherma, come posso anche magari avere la mia canne de bâton e disegnare le stesse lettere o gli stessi numeri, delle combinazioni, delle parole. Addirittura potrei scrivere mentre combatto.
Questo non è il senso dell'esercizio, ma è del movimento. Perché insegnare l'alfabeto con un'arma in mano? Perché è la prima cosa che un bambino impara dopo le parole dette. Quando arriverà a una certa età, andrà all'asilo, all'asilo farà i primi tentativi di scrittura. In prima elementare incomincerà a scrivere e comprendere il significato delle lettere e in questo modo, diventando più grande, avendo questo alfabeto nella testa, sarà più facile insegnare a un principiante un movimento di una cosa che già conosce, come l'alfabeto, piuttosto che insegnargli dei colpi svirgolati che magari non potrebbe neanche comprendere il senso. Okay? Questo non è uno stile di combattimento, è solo un esercizio didattico per allenarvi, per fare allenare e anche magari indovinare le lettere o le parole che io sto scrivendo con il coltello o con il bastone. Ragazzi, questo video è corto oggi perché non ho molto tempo. Vi ringrazio per l'attenzione, siete in tantissimi che state scrivendo. Sia riguardo alla scuola La Tosa che alla scuola Cipollaro, io non so come ringraziarvi se non facendo i video e mostrandovi qualche trucco del mestiere. Vi saluto e vi ricordo, se il video vi è piaciuto mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi e consigliate di iscriversi al nostro canale ai vostri amici. Ciao ragazzi!